Si può dire vendetta è fatta, vendetta di Stato, una vendetta che arriva dopo circa 10 lunghi anni, una vendetta che assolve lo Stato, che assolve i potenti della terra che si riunivano a Genova, mentre in quell'estate, in quelle piazze, migliaia di persone combattevano contro l'ingiustizia sociale prodotta dal G8 e dalle sue scelte. Combatteva contro un mondo fondato sulle disuguaglianze sociali, combatteva contro le scelte nefaste a livello ambientale, economico e sociale che oggi tutti stiamo pagando. Quelle persone che aspiravano ad un altro mondo possibile e che hanno trovato schierati 8 servizi segreti degli 8 paesi più grandi del mondo, che avevano deciso di fare una trappola a quell'enorme, plurale e complesso movimento, una trappola che voleva mettere questo movimento nell'angolo, un movimento globale che andava annichilito, andava azzerato con tutti i mezzi. L'enorme spiegamento di forze che le persone che stavano a Genova in quei giorni hanno avuto davanti hanno puntato a stroncare, ad annichilire, a vessare ogni speranza di cambiamento. Chi stava in piazza in quei giorni per quelle centinaia e centinaia di fascisti in divisa era un nemico da distruggere. Sono state sospese le libertà democratiche, un'intera città è stata chiusa, è stata interdetta ai propri abitanti, è stata sanzionata perché i potenti della terra dovevano fare le scelte che oggi ancora paghiamo. In quei giorni ci furono tante manifestazioni, tante iniziative di dibattito, tante attività che avevano messo in rete e in comunicazione, e proprio per questo hanno massacrato la gente alla Diaz, perché la Diaz era uno dei punti di comunicazione internazionale del movimento. Lì dove l'intellettualità, il sapere, le professionalità del movimento davano voce e respiro a quella protesta che aveva assunto una dimensione globale e che coinvolgeva milioni di uomini, di donne, anziani e bambini. Questo è avvenuto in quei giorni, il tentativo appunto di ipotecare i movimenti futuri da una qualsiasi possibilità di mettere in discussione lo stato di cose presenti. I partiti che all'epoca sedevano nel Parlamento italiano sono quegli stessi partiti, a parte quelli della sinistra radicale, che dopo la grande esperienza di quel movimento, la cosiddetta sinistra radicale, perché di radicale aveva ben poco, furono cacciati via, emarginati 4-5 anni dopo per le scelte scellerate fondamentalmente, capitolarde rispetto agli interessi del grande capitale che fecero, e dopo qualche anno furono buttati fuori dal Parlamento italiano. Ma chi rimase, i signori avvezzi abituati al potere? C'erano sempre gli stessi, c'era D'Alema, c'era Fassino, c'era Bersani, c'era Di Pietro. Quello stesso Di Pietro che invoca giustizia per i torturatori di Bolzaneto e della Diaz. Quello stesso Di Pietro che, anche se oggi alza la voce contro le ingiustizie del governo Monti, però sostanzialmente si accodava con una logica emergenziale come hanno fatto tutti i partiti, PD e CGL in testa, mentre la gente furiosa, arrabbiata, la stessa gente che aveva votato quei partiti portò la solidarietà a Genova il giorno dopo che Carlo morì. Vennero in tanti, eravamo centinaia di migliaia, la rabbia era profonda, ma anche la necessità di capire, di guardarci negli occhi e di dire che cosa dobbiamo fare, quale sarà il destino di questo movimento. C'era mentre qualcuno cercava di capire quali erano le prospettive possibili, qualcuno già pensava alla propria prospettiva personale, pensava agli scranni del Parlamento, pensava ad andare al governo e sul sangue di Carlo già si apprestava a tradire le speranze e le ambizioni di quella società civile che per la prima volta a livello internazionale esprimeva già nel concreto la possibilità di costruire un'alternativa al capitalismo.
Ecco, io dico queste cose perché si sta cercando di dividere quel movimento in buoni e cattivi. L'operazione fu fatta innanzitutto dai partiti del centro-sinistra, che sono quelli che vorrebbero il G8 a Genova, che poi Berlusconi sistemò bene e lo inquadrò dentro appunto uno scenario di conflitto tutto militare che favorì appunto quelle scelte indegne, quelle scelte che sono state condannate a livello europeo, ma anche a livello internazionale, non solo dalla stampa, ma anche dal Tribunale dei diritti dell'uomo, perché l'Italia è l'unico paese dove il reato di tortura non esiste, e non esiste perché un pezzo importante di questo Parlamento dai propri scranni ha impedito che questo reato fosse inserito, per salvare chi? I torturatori, i fascisti che alla Diaz e a Bolzaneto si accanirono contro la gente inerme, gente già presa in uno Stato democratico, che stava in stato di detenzione o che comunque doveva in qualche modo essere rispettata in quanto individuo, in quanto soggetto che doveva essere sottoposta a un giudizio. Invece le persone sono state torturate e i torturatori di Genova sostanzialmente sono stati premiati scalando le gerarchie sia al Ministero dell'Interno ma anche all'interno degli apparati di Stato. Basta pensare al signor De Gennaro, che è stato uno dei massimi responsabili di quello che avvenne alla Diaz e a Bolzaneto, e che oggi dai vari governi che si sono succeduti, compreso il governo Prodi, dove sedeva anche la mamma di Carlo come parlamentare di Rifondazione Comunista, non c'è stata mai la possibilità di andare fino in fondo e di sapere la verità su cosa era successo a Genova. Anzi, il PD, che oggi parla di democrazia e che gridava allo scandalo del berlusconismo, un PD sempre più arroccato e intrecciato, basta pensare a Chiamparino, che è diventato presidente di Banca Intesa dopo aver urlato contro i Notav antidemocratici. Ecco, questo personale politico ha contribuito a far sì che ci sia stata un'assoluzione per chi torturò e massacrò in quei giorni a Genova. Oggi Fini si è rifatto la faccia, ma siedeva dentro le questure, le caserme di Genova a coordinare una strategia di annientamento nei confronti del movimento. Non ci furono buoni e cattivi. Eravamo tutti quanti uniti contro le ingiustizie e contro l'assalto di centinaia e centinaia di fascisti in divisa. Abbiamo resistito perché avevamo il diritto di resistere, perché non si facevano prigionieri, perché lo Stato lo voleva stroncare quel movimento. Berlusconi aveva paura perché già nel 94 era caduto sotto i colpi della piazza, milioni di persone l'avevano cacciato, hanno voluto esorcizzare la piazza e l'hanno fatto con l'indifferenza e il silenzio dei partiti di centrosinistra. Odio gli indifferenti, diceva Gramsci. E oggi noi dobbiamo ancora vedere questi signori non solo sedere e fare sugli scranni del Parlamento e fare da cani da guardia al governo Monti, il governo Monti che ci vogliono propinare, che sta facendo un massacro sociale. Ecco, questi signori che parlano di democrazia sono i primi antidemocratici di questo paese, perché hanno i loro scheletri dentro gli armati, non hanno mai voluto riconoscere che alla loro sinistra c'era un'opposizione che si esprimeva nelle piazze in altri modi, e hanno fatto sempre in modo di unirsi anche ai loro cosiddetti avversari politici per schiacciare qualsiasi possibilità di conflitto sociale e di miglioramento che non passasse per i loro interessi particolari e per le loro compatibilità. Oggi hanno condannato questi 10 compagni, la Cassazione purtroppo in questo paese fa anche giurisprudenza, e capiamo bene come questa sentenza politica vuole essere un'ipoteca contro tutti i movimenti che verranno, contro tutti coloro che si organizzeranno per abbattere questo modello di sviluppo insostenibile, che è arrivato al suo punto più alto e può solo riscendere. Lo dico perché la sentenza di Genova la dice lunga su chi è il potere nel nostro paese, un potere che si autoassolve, che assolve i suoi macellai e che condanna le vittime. Le condanna e le mette in modo di non nuocere, riscrivendo la storia nelle aule giudiziarie, ma cancellandola dalla realtà e dai fatti e dall'essenziale di questo paese, che vive nelle piazze, vive nelle fabbriche, vive nei posti di lavoro, nelle scuole, in tutti i settori della società. Non riuscirete mai con gli anni di galera a cancellare la voglia di trasformazione e di rivoluzione dei rapporti sociali esistenti, che oggi comunque c'è dentro a questo paese, anche se ancora non si trasforma in prospettiva politica e in forza di consapevolezza per la costruzione di un'altra società.
siamo vicini a questi compagni e siamo tutti come loro, non sono 10, eravamo 300.000, ci dovevate condannare a tutti. Questa storia non è finita, perché non c'è giustizia, perché quelle contraddizioni che mossero quel movimento non solo non sono state risolte, ma si sono aggravate. Per questo quel movimento aveva ragione. E senza giustizia nessuna pace. Libertà per questi 10 compagni, e speriamo che non solo tornino presto fra noi, ma che dalle piazze di questo paese, dalle strade di questo paese, nasca non solo la possibilità e la voglia di trasformazione radicale degli attuali rapporti esistenti, ma si abbia anche la capacità di liberare quei compagni che oggi vogliono rinchiudere dentro le galere di questo Stato. E ricordatevi che a noi l'unica galera che ci piace è quella rasa al suolo.